Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare. Se stai guardando questo video è perché hai chiamato per visitare un nostro immobile per il quale abbiamo organizzato un open house. Magari sei uno di quei clienti che ha insistito tanto per poterlo vedere prima possibile in visita singola e invece ti è stato risposto che c'è da attendere qualche giorno per effettuare le visite all'immobile, proprio perché, appunto, come dicevo, abbiamo organizzato un open house. Allora, innanzitutto, che cos'è un open house? Il termine indica l'organizzazione delle visite all'immobile da parte dei clienti interessati a visionarlo, non secondo la procedura classica adottata da molte agenzie, ossia che l'appartamento viene visto dal singolo cliente che lo vuole visitare ogni 15-20 minuti a scaletta successiva. Ad esempio, comincia un cliente alle 17, alle 17:15 il cliente successivo, alle 17:30 l'altro e così via, ma viene organizzato in un giorno specifico per un certo numero di minuti una visita cumulativa. Quindi, per esempio, si fissa l'appuntamento al sabato mattina tra le ore 11:30 e le ore 12:30. In quell'ora, non importa se un cliente arriva alle 11:30, alle 11:40, alle 12:20, tutti i clienti che sono interessati a vedere l'immobile entrano, fanno la loro visita per il tempo che desiderano e a quel punto possono trarre la conclusione se è un immobile di loro interesse, ovvero un immobile da scartare per dedicarsi su altri immobili. Ora, molti proprietari ci scelgono proprio perché noi adottiamo questo metodo dell'open house, che consente appunto una gestione più proficua dell'immobile, sia dal punto di vista dell'agenzia, perché invece di fare più appuntamenti sparpagliati durante una settimana in orari differenti, quindi con una gestione del tempo molto complicata, sia dal punto di vista dei proprietari, perché soprattutto quando parliamo di immobili che sono abitati da famiglie, ricevere durante la settimana in orari differenti più visite sparpagliate tra di loro diventa veramente una complessità della loro vita non indifferente. Ma c'è anche un vantaggio per i clienti che vogliono visitare l'immobile. Una città come Roma oggi rende sempre più difficile arrivare puntuali, riuscire a trovare il parcheggio vicino a dove si deve visitare l'immobile in tempo utile per poter visitare quello stesso immobile. Quindi ci capitava spesso nel passato, quando usavamo il metodo classico di fare le visite a scaletta una dopo l'altro, che il cliente delle 16 non arrivava, ma si sovrapponeva con il cliente delle 16:15 che arrivava magari 2 minuti prima e poi si andavano a innescare ritardi, malcontenti. Con questa metodologia il cliente non ha lo stress di arrivare puntuale al momento dell'inizio dell'open house, sa che c'è una fascia di tempo ben delimitata entro la quale può entrare nell'immobile e rimanerci tutto il tempo che desidera per fare la propria visita, e a quel punto può tranquillamente cercare posto per parcheggiare, non subire lo stress dell'arrivare puntuale, ma soprattutto godersi una visita a un immobile in maniera, diciamo, rilassata. E molti clienti ci chiedono perché bisogna prenotarsi per l'open house e non si può venire direttamente lì senza dare prima il proprio nominativo. Allora, in realtà, come immaginate, avendo una gestione di tantissimi immobili, noi a volte organizziamo nella stessa giornata più open house. Quindi è normale che per noi è assolutamente importante sapere se a quel determinato open house partecipano 12 persone o ne partecipano 50, perché se partecipano 12 persone io posso organizzare insieme ai miei colleghi agenti immobiliari del nostro staff un open house magari di 40
45 minuti o di un'ora, ma se ne partecipano 50 non posso dare lo stesso lasso di tempo, devo magari organizzare un open house di 2 ore, di 2 ore e mezza o anche di 3 ore. Quindi è soprattutto una questione organizzativa che ci consente proprio di dare a tutti la possibilità di poter visitare l'immobile con una certa calma da un lato, ma anche senza accalcarsi dentro l'appartamento dall'altro, e poi anche per una questione, diciamo, di rispetto della proprietà dell'immobile, nel senso che bisogna dare il proprio nominativo, perché comunque bisogna far sapere al proprietario chi entra dentro casa sua. Io credo che chiunque stia vedendo questo video, nel momento in cui sa che una certa persona entra nel proprio immobile, siccome non è un locale pubblico ma è un'abitazione privata, pretende di sapere chi sia entrato in quell'immobile e insieme a chi. Ecco, questo a volte viene visto dai visitatori come una sorta di invasione della loro privacy, ma in realtà è un paradosso, perché si capovolge un po' il concetto, perché in realtà sono i visitatori dell'immobile che entrano in un perimetro di privacy privata del proprietario, che ovviamente apre le porte del proprio immobile per poterlo visitare, ma ovviamente nel rispetto della propria privacy, o quantomeno nel rispetto della propria esigenza di conoscere chi sta entrando dentro il proprio immobile. Quale comunicazione riceveranno i clienti prima dell'appuntamento? Quando un cliente telefona o ci viene a trovare in agenzia per avere informazioni sull'immobile, in realtà riceverà tutte le informazioni di cui necessita. Quindi, oltre a quelle che già legge nei nostri annunci, che sono molto dettagliati, riceverà tutte le informazioni che possono riguardare la provenienza dell'immobile, quindi sapere subito se l'immobile ha una provenienza per una compravendita, per una donazione o per una successione ereditaria o di altra natura. Allo stesso modo può sapere immediatamente tutta quella che è la situazione urbanistica e catastale dell'immobile, quindi laddove ci fossero delle anomalie urbanistiche da sanare, ovvero delle situazioni catastali da correggere, anche tutto questo tipo di informazioni verranno date preventivamente senza nessun tipo di ostacolo da parte nostra. E in più c'è da dire che quando il cliente arriva sul posto, spesso, soprattutto quando abbiamo le coppie che visitano l'immobile, magari la telefonata per prendere l'appuntamento l'ha fatta uno dei due della coppia e non ha detto bene all'altro dove si trova l'immobile, non si sono capiti sul civico, spesso vediamo che arrivano persone che hanno un po' o dimenticato il civico o non si rendono conto a quale altezza di quella determinata strada si trova l'immobile. Ecco, quando si arriva nei pressi dell'immobile dove si svolge l'open house, i clienti troveranno un roll up, quindi un grande manifesto in cui c'è scritto benvenuti con il logo della nostra agenzia, e trova uno dei nostri agenti che con un bel sorriso accoglie le persone, chiede il nominativo per vedere appunto se è una delle persone che si sono prenotate per l'open house, e poi appunto questo collaboratore, questo agente fornirà al cliente tutte le indicazioni per raggiungere in maniera autonoma l'appartamento. Quanto dura la visita del cliente nell'immobile durante un open house? La risposta più corretta è tutto il tempo che desidera. L'open house ha proprio questa grossa potenzialità per un cliente acquirente, che non gli mette fretta a decidere, non gli pone la fretta nel visitare l'immobile, perché nel momento in cui entra dentro casa ci può rimanere 3 minuti se l'immobile è immediatamente non rispecchia le sue esigenze, ma può rimanere anche 40 minuti se lo desidera, può prendere delle misure, può fare degli approfondimenti. Non di rado succede che viene uno dei due componenti di una coppia,
vede che l'immobile insomma risulta molto coerente con le proprie aspettative di acquisto, chiama l'altro componente della coppia perché magari non era potuto venire, oppure come spesso succede uno dei due dice vai intanto tu a vedere se l'immobile merita, poi vengo anch'io. Ecco, a quel punto viene raggiunto dall'altro componente della coppia per vedere l'immobile insieme, per poter quindi avviare un processo più veloce di decisione, confrontarsi in maniera più approfondita su quell'immobile senza ovviamente dover eventualmente ritornare in un secondo momento qualora avessero un processo decisionale più veloce, fermo restando che ovviamente e la possibilità di stare più a lungo dentro l'immobile gli consente anche di poter proprio avere quella sensazione di comfort abitativo che magari in una visita frettolosa di 15 minuti non si riesce ad avere, come ovviamente in una visita di 15 minuti singola dove magari a seguire ci sono altre 12 persone che devono vedere l'immobile, non si riesce a fare subito la visita all'altra persona che avrebbe voluto vederlo in coppia con la prima che era entrata, e quindi spesso poi si innescano ritardi nell'andarlo a rivedere, a volte gli immobili si perdono anche per questo motivo. Cosa riceve il cliente che entra all'interno dell'immobile durante un open house della LR Immobiliare? Allora, il nostro obiettivo è quello di vendere l'immobile con la massima trasparenza possibile, quindi ogni cliente che entra dentro l'immobile riceve una brochure assolutamente professionale, ricca di foto, di planimetrie catastali che sanciscono, diciamo, qual è lo stato catastale dell'immobile. Inoltre nella brochure sono presenti tantissime foto dell'immobile, perché la brochure serve anche come promemoria o anche serve per poter far vedere a un altro componente della propria famiglia che non era presente all'open house quello che una persona ha visto. Ricevono sempre nella brochure delle planimetrie colorate anche con ipotesi di modifica dell'immobile, e ci sono anche planimetrie disegnate dal nostro architetto che a volte suggerisce dei lavori di ristrutturazione per riorganizzare lo spazio interno dell'immobile, con anche proprio l'indicazione dei costi dei lavori che lui stima dover essere pagati per ottenere quel risultato. Inoltre c'è un riepilogo di tutte le informazioni basilari di primo impatto, quindi dalla data di edificazione del fabbricato alla presenza o meno dell'abitabilità, presenza o meno di problematiche urbanistiche, spese condominiali, spese di riscaldamento, rendita catastale, calcolo delle tasse per prima o seconda casa, il link per poter vedere il video dell'immobile in modo da poterselo rivedere con tutta calma, e ovviamente tutti i nostri recapiti qualora il cliente avesse bisogno di approfondimenti e avesse bisogno di chiederci ulteriori informazioni, ovvero fissare una seconda visita per poter rivedere l'immobile. Inoltre i clienti ricevono un modulo quando entrano dentro l'immobile, un foglio di carta molto molto semplice con una penna, e la penna tra l'altro è un gadget, quindi la possono tenere come regalo, e in questo modulo devono semplicemente scrivere il proprio nome e cognome, così come il nome e cognome delle persone che l'hanno che sono con loro, che li hanno accompagnati, e devono rispondere a alcune domande molto molto semplici che servono a noi per migliorare il servizio offerto nei confronti della clientela, sia nei confronti dei proprietari sia nei confronti degli acquirenti. Quindi non è assolutamente un modulo che costituisce un impegno all'acquisto, né costituisce un contratto che obbliga a fare chissà che cosa. È un semplice modulo dove il cliente dichiara che ha visitato l'immobile con la LR Immobiliare quel giorno e poi deve rispondere a quelle domande del tipo se
e deve prendere mutuo per l'acquisto, se vuole avere una consulenza gratuita e senza impegno per il mutuo, se prima di comprare deve vendere una casa, e insomma delle informazioni molto molto generiche che non sono assolutamente impegnative o vincolanti. Questo modulo ovviamente va firmato e serve a noi per dimostrare ai proprietari che appunto abbiamo portato un certo numero di persone in visita e che quindi quando comunichiamo poi nei nostri report ai proprietari che quell'immobile è stato visitato per esempio da 20 persone o da 60 persone non è frutto di una nostra fantasia, ma c'è un documento che attesta che un certo numero di persone hanno effettivamente visitato l'immobile in vari giorni in cui sono state organizzate le visite. Oltre agli agenti immobiliari del nostro staff, i clienti trovano lì nell'immobile altre figure professionali di assoluta importanza, soprattutto per chi viene a visitare un immobile da comprare. Infatti in tutti gli open house della LR Immobiliare sono presenti un consulente mutui di elevata esperienza professionale e di comprovata serietà etica che può fornire nell'immediato una consulenza gratuita e senza impegno ai clienti che volessero appunto capire un pochino meglio come districarsi nel mondo dei mutui, soprattutto a seguito dei recenti rialzi dei tassi. Questo è molto utile perché alcune persone a volte escludono alcuni immobili dalla loro volontà di acquisto perché vedendo l'immobile si rendono conto che possono magari dover spendere una certa cifra di lavori di ristrutturazione, so 50.000, 70.000 euro di lavori, e quindi ritengono di avere la possibilità di prendere un mutuo inferiore a quello che invece effettivamente possono ottenere e magari escludono un immobile solo perché lì nell'immediato non c'è un consulente mutui che in base all'analisi dei redditi di quella persona possa invece confermargli che le potenzialità di ottenere un mutuo più alto esistono e quindi magari quella casa che è la casa dei propri sogni non viene scartata, ma può essere a quel punto considerata come oggetto di una trattativa. Inoltre è presente un architetto molto molto esperto, architetto specializzato nella ristrutturazione degli immobili, che presenterà dei progetti, diciamo, che sono già stati elaborati sulla base di esigenze comuni per la ristrutturazione dell'immobile e la, diciamo, rimodulazione dello spazio interno, spiegando anche alle persone eventuali, diciamo, potenzialità di costo di quei determinati lavori che possono essere suggeriti. Allo stesso modo, se un cliente in quel momento ha un'esigenza nel senso ha la curiosità di capire se un certo muro possa essere abbattuto, se un certo spostamento di ad esempio un bagno possa essere effettuato da un punto dell'immobile in un altro, la presenza del tecnico specializzato dell'architetto riesce a soddisfare immediatamente quell'esigenza di dubbio che ha il cliente, in modo che lo stesso cliente non vada via dall'immobile con un dubbio che poi può portarlo a escludere l'immobile semplicemente perché non ha ricevuto un'immediata risposta alle sue domande. Per quei clienti che hanno visitato l'immobile durante l'open house, ovviamente nessuno pretende di portarli a formulare una proposta di acquisto senza aver rivisto eventualmente una seconda volta l'immobile. Una volta effettuato l'open house, organizziamo dopo qualche giorno le seconde visite, ossia diamo la possibilità a chi ha visto già l'immobile per la prima volta in open house di poter tornare con dei propri familiari, con propri amici, con tecnici di fiducia nell'immobile, e in quell'occasione verrà effettuata una visita singola di circa mezz'ora.
Ovviamente la durata dipende dalla grandezza dell'immobile, se parliamo di un bilocale sono sufficienti anche 15-20 minuti, se parliamo di un appartamento di 100-150 metri quadri può essere sufficiente mezz'ora o anche dare 40 minuti. In quell'occasione il cliente con l'agente immobiliare che si occupa della vendita dell'immobile potrà visitare di nuovo l'immobile in assoluta tranquillità con i propri familiari o con i propri tecnici di fiducia, in modo da poter verificare se le buone impressioni ricevute durante la prima visita in open house siano confermate e se le informazioni fornite siano tali da poterlo poi indurre a effettuare, a formulare una proposta. Allora, qual è la tempistica per le proposte per coloro che hanno visitato l'immobile in open house? Noi di solito gli open house li facciamo il sabato mattina. Non sempre, ma nel 95% dei casi è così. Quindi quando facciamo un open house il sabato mattina, lasciamo tempo fino al giovedì successivo a tutti coloro che volessero formulare una proposta di acquisto di poter appunto venire in agenzia e sottoscrivere la loro offerta formale a favore del proprietario. A questo punto spesso ci viene detto: ma voi così fate un'asta? Assolutamente no. L'asta si effettua quando il signor Rossi ci dice che vuole offrire 300.000 e quindi propone 300.000 e poi viene il signor Verdi che invece decide di fare una proposta a 310.000. A quel punto io richiamo il signor Rossi, dico: guardi che c'è un altro signore che ha offerto 300.000, guardi, vede l'offerta, se vuole andare avanti deve offrire 315.000. E magari chiamo di nuovo il primo cliente, il signor Verdi dell'esempio, che aveva formulato la sua offerta a 310.000, per invogliarlo a superare l'altra offerta. Questo è il caso dell'asta. Noi non facciamo aste, ma essendo stati incaricati dal proprietario di ricevere e di cercare di ottenere il miglior prezzo possibilmente ottenibile sul mercato, quello che facciamo è indurre i clienti, consigliare ai clienti di fare quella che è la loro migliore offerta, ma quella che è la loro migliore offerta non lo decido né io né lo decide il proprietario, ma lo decide il cliente acquirente che con la sua consapevolezza, dopo aver raccolto tutte le informazioni da noi fornite, decide di offrire un certo prezzo per quell'immobile. Gli altri clienti che verranno a fare le loro offerte non sapranno mai quello che hanno offerto altri clienti. Anche a loro verrà detto di fare quello che loro ritengono essere la loro migliore offerta. Nel pieno rispetto della privacy, nessuno sarà informato né del prezzo offerto degli altri né a quanto eventualmente sarà venduto l'immobile. E poi le offerte che appunto raccogliamo entro il giovedì successivo rispetto all'open house del sabato vengono portate al proprietario che a suo insindacabile giudizio deciderà quale offerta accettare, ovvero per assurdo rifiutarle tutte se nessuna di esse sia corrispondente a quelli che sono i desideri del proprietario che erano stati già esplicitati nel conferimento di incarico all'agente immobiliare. Ora, questa procedura spesso al cliente che è abituato alla metodologia tradizionale non piace. Non piace perché il cliente ha la presunzione di fare un'offerta, bloccare la casa, non si sa secondo quale criterio, perché ovviamente lui non è proprietario, quindi un po' ci si arroga il diritto di condizionare l'atteggiamento del proprietario e le scelte del proprietario, soprattutto quando il proprietario ha un immobile molto appetibile sul mercato e molto richiesto dalla clientela, e quindi voler instaurare una sorta di rapporto privilegiato per poter
lui acquirente, che non è il proprietario, decidere a quale prezzo massimo si può arrivare, magari partendo da un prezzo più basso di 40, 50, 100 mila euro, per poi salire gradatamente, senza ovviamente tenere in considerazione le esigenze del proprietario, senza tenere in considerazione che magari il proprietario ha voglia di avere davanti a sé una trattativa più concreta, più snella e senza troppi fronzoli. Quindi in questo modo, con l'open house, un cliente interessato a fare l'acquisto formula la sua offerta, che ribadisco è una sua manifestazione di decisione ponderata da lui, basata su tutta una serie di informazioni che ha ricevuto e che non viene assolutamente influenzata dal sapere cosa hanno offerto gli altri. Quindi ognuno fa la sua migliore offerta, la fa in totale autonomia e la fa ovviamente in maniera tale di essere pronto a comprare, in modo che se poi il proprietario decide di aderire a quell'offerta non ci devono essere ovviamente né ripensamenti né situazioni che possono indurre, diciamo, la trattativa verso problematiche tali per cui il proprietario magari si pente di aver accettato quell'offerta rispetto magari ad altre concorrenti che erano anch'esse, diciamo, meritevoli di attenzione. Capita spesso che il cliente acquirente, dopo aver visitato l'immobile in open house, anche se è presente il nostro consulente mutui, che è pronto a fornire la miglior proposta commerciale di una delle tantissime banche con cui lavora, tutte banche italiane, tutti i primari istituti di credito, che appunto ai consulenti mutui riservano spesso anche condizioni molto migliori di quelle che un singolo cliente trova allo sportello di una banca, altrimenti non esisterebbe la figura del mediatore creditizio. Ecco, nel momento in cui un cliente vuole comprare un immobile con mutuo, si trova a quel punto davanti al dilemma di dover formulare un'offerta senza magari aver avuto modo di approfondire la possibilità di prendere un mutuo di un certo importo. È normale che l'organizzazione dell'open house, come lo strutturiamo noi, ossia quello di fare le visite magari il sabato mattina e poi lasciare il tempo fino al giovedì successivo, serve proprio per consentire anche alle persone di poter andare a prendere informazioni presso la propria banca per avere la rassicurazione che quel mutuo lo si possa effettivamente prendere. Ora, quello che noi effettivamente sconsigliamo, e che purtroppo invece è una pessima abitudine di tantissimi clienti, che spesso poi si ritrovano a perdere l'immobile dei propri sogni proprio per questo motivo, perché non seguono il consiglio che sto per dare, è proprio il fatto che molte persone cercano casa, magari cercano casa da 6 mesi, cercano casa da un anno e non hanno ancora invece svolto quell'attività fondamentale che dovrebbe essere la prima attività. Cioè la prima attività non è quella di andare a vedere gli annunci sui portali, andare a vedere le case, girare per Roma e fare, insomma, anche investire tanto tempo e tante risorse per andare a cercare la casa dei propri sogni, e poi magari si scopre che quando si è davanti alla casa dei propri sogni, che magari può essere comprata anche a un prezzo molto molto allettante, l'acquirente si blocca perché ha commesso l'errore fatale di non aver svolto l'attività di approfondimento della propria capacità di merito creditizio, quindi la propria capacità di essere finanziato da una banca, soprattutto in un periodo come questo dove i mutui sono, diciamo, aumentati con i tassi, e quindi magari a quel punto entrano nella paranoia del dire: oddio, oggi io magari mi trovo a dover
formulare una proposta di acquisto e non ho la certezza che mi diano, alla luce degli aumenti dei tassi di mutui, quel determinato importo di mutuo che pensavo invece mi potessero dare. Ora, lì il consiglio che diamo sempre in questi casi è: per prima cosa andate in banca, parlate con un consulente mutui di vostra fiducia. Ci sono alcune banche che, diciamo, tutta la parte relativa alla capacità reddituale di un cliente per prendere un mutuo la fanno anche se ancora non avete individuato il mutuo, nel senso, anche se ancora non avete individuato l'immobile. Quindi la prima cosa da fare è essere certi di poter essere finanziati per quel determinato importo che uno ritiene di voler richiedere alla banca sulla base delle proprie capacità reddituali. È inutile andare a vedere immobili da 400.000 euro, 500.000 euro, 300.000 euro, pensando che a me forse danno 200.000 euro di mutuo e poi scoprire che invece ne danno 130.000 a seguito degli aumenti dei tassi di mutuo. Perché se uno non ha quei 50-70.000 euro di differenza come mezzi propri, ha perso tempo. Ha sprecato tantissimo tempo, l'ha fatto perdere agli agenti immobiliari, l'ha fatto perdere come tempo ai venditori, ma soprattutto ha perso magari un immobile che era l'immobile dei suoi sogni. Quindi, primo consiglio in assoluto: non cercate gli immobili in pubblicità, ma andate, fissate un appuntamento o con la vostra banca o con un consulente mutui o con una società specializzata di finanziamenti bancari che vi possa fare, sulla base delle vostre capacità reddituali, un esame attendibile di quelle che sono le potenzialità e che vi dia una risposta certa su quello che è il mutuo che voi possiate ottenere. Come accennato prima, durante un open house è facile che accada che più di una persona sia pronta a comprare quell'immobile. Quindi più di una persona chiede di poter venire in agenzia a formulare un'offerta. Ora, non c'è legge che vieti di prendere contestualmente più proposte. È normale che bisogna svolgere questo delicato compito in maniera eticamente corretta, in maniera molto professionale e soprattutto nel rispetto della privacy di tutti i clienti che volessero formulare un'offerta di acquisto. Prima di andare avanti su questo punto, vi racconto una piccola storia che si è verificata anni fa a Roma. Un agente immobiliare aveva deciso di prendere una sola proposta per un immobile da un certo cliente, benché ricevesse insistentemente telefonate da un altro cliente che aveva trovato la casa dei suoi sogni e quindi non voleva perderla. E questo secondo cliente gli diceva che voleva fare un'offerta a un certo prezzo che però era più alto di 20.000 rispetto al prezzo che era già stato offerto con una proposta formale dal primo cliente. L'agente immobiliare è andato dal proprietario, non ha detto che c'era un secondo cliente pronto a comprare, ma ha portato quella proposta che aveva già raccolto. Il proprietario l'ha accettata e poi, come a volte succede, il mondo è piccolo, il proprietario, che nel frattempo aveva venduto l'immobile a quel cliente che era stato presentato con un'offerta dall'agenzia immobiliare, il proprietario, per ironia del destino, era entrato in contatto tramite amicizie comuni con l'altro cliente, quello che avrebbe voluto fare l'offerta di 20.000 euro più alti. Si sono parlati, ha capito che stavano parlando dello stesso immobile e a un certo punto il cliente, rimasto, diciamo, deluso dalla trattativa mai iniziata, gli dice: guarda, io ho mandato anche un'email a questa agenzia, avevo messo proprio nero su bianco che volevo comprare e credo che di averlo fatto anche prima che tu avessi accettato l'offerta. Insomma, è andato a finire che il
Il proprietario ha fatto causa all'agenzia e l'ha vinta chiedendo i 20.000 euro di danni di differenza più tutti gli altri eventuali danni occasionati. Questo per dire che l'agente immobiliare è un mediatore, cioè l'agente immobiliare sta nel mezzo tra il proprietario che vende e che cerca di prendere il prezzo più alto possibile che il mercato gli offre e il mercato, cioè l'insieme di quei clienti che vogliono comprare quella casa. Da questi clienti, da questa massa di clienti, ne può uscire uno, più di uno, che a quel punto, in un certo momento, decidono di fare un'offerta. L'agente immobiliare che dice tu sì, tu no, si sta sostituendo al proprietario, si sta arrogando il diritto di non essere più un mediatore, ma di essere titolare del diritto reale di proprietà costituzionalmente protetto dalla nostra Costituzione e quindi sta facendo un illecito. L'agente immobiliare professionista che lavora in maniera seria informa tutti i clienti potenzialmente interessati a formulare un'offerta dicendo non siete i soli a fare l'offerta, fate la vostra offerta, nessuno saprà quale prezzo avete offerto tranne il proprietario, raccoglie le offerte, le porta al proprietario e il proprietario decide quale offerta accettare. A quel punto nessuno potrà dire sono stato scartato a priori da un agente che si è sostituito a un proprietario. Ecco perché noi prendiamo contestualmente più proposte che sarà poi il proprietario a valutare e a decidere quale esito dare alle stesse. Succede che alcuni clienti non possono partecipare all'open house organizzato in quel determinato giorno per impegni pregressi, per impossibilità sopravvenuta, per qualunque motivo. Ecco, sono i clienti che ci prestano poi per poter rivedere l'appartamento durante la settimana, ma durante la settimana successiva all'open house noi facciamo soltanto le seconde visite, come abbiamo detto. Gli altri clienti potranno vedere di nuovo l'immobile quando organizzeremo il secondo open house, che seguirà le stesse regole che vi ho indicato in questo video, che spero che avrete trovato utili per poter partecipare a un nostro open house in maniera attenta, in maniera proficua e soprattutto anche in maniera divertente alla ricerca della casa dei vostri sogni. Da Leonardo Raso, buon immobiliare a tutti, ciao!